Salve e buon lunedì! Con questo video voglio condividere con voi quali sono le tecniche che utilizzo per riuscire a comprendere quando una notizia è vera o quando invece è deformata, falsa. Come prima cosa mi affido al mio senso critico e a quella forma mentis di scetticismo che mi pone sempre come prudenza di fronte a ciò che vedo, che ascolto, che mi viene riferito, che leggo, eccetera. Oggi siamo in un'era in cui la comunicazione è veramente massiccia e ci bombarda da tutte le parti attraverso internet e attraverso tutti i social media, ma non pensiamo di essere come società contemporanea l'unica ad avere a che fare con le notizie false. L'uomo da quando ha iniziato a comunicare ha iniziato anche a mentire, quindi c'è stato sempre una dose di menzogna in mezzo alle verità. Sono stati scritti libri di storia, costruiti monumenti, determinate religioni, tantissime cose si sono basate proprio sull'informazione sbagliata, deformata, fuorviante, che ha avuto proprio lo scopo di dirigere le persone verso determinati pensieri, idee, situazioni. Pensiamo oggi alle notizie fuorvianti, per esempio, sul problema dell'inquinamento globale, sui vaccini, su notizie sulla politica, sull'economia, su tante cose. Quando ci viene detto qualcosa, molto spesso ci viene detto per uno scopo politico, economico, oppure raramente soltanto ci viene detto qualcosa in senso soltanto goliardico, ecco, per far ridere e per scherzare. C'è sempre uno scopo dietro ogni fake news, per questo dobbiamo attivarci per non cadere vittima della disinformazione. La spazzatura comunicativa è veramente molto molto diffusa e ha varie sfaccettature e forme. La notizia falsa al 100% forse è quella più individuabile. Le notizie più subdole, quando sono false, sono quelle che magari sono apparentemente appoggiate su qualcosa di veramente reale, certo, oppure è affiancato a delle immagini reali, oppure truccate al punto da sembrare tali. Oggi la tecnologia addirittura riesce a far sì che si possano produrre dei filmati falsi, quindi non soltanto il semplice fotomontaggio di una foto, quindi di un'immagine statica. Quindi i meandri della menzogna ormai hanno preso una strada tecnologica tale che è veramente difficile distinguere il vero dal falso. Per questo ci vuole prudenza, ci vuole tecnica. Quindi, oltre al senso critico di cui ho detto prima, ad essere comunque scettici, vediamo altri punti molto importanti per riuscire a distinguere il vero dal falso. Cosa importante da fare è quella di consultare più fonti quando siamo di fronte a una notizia che abbiamo letto, abbiamo visto. Quindi consultando più fonti poi riusciamo a comprendere se c'è una discrepanza di informazione. Poi soprattutto guardiamo da chi proviene la notizia, quindi se è un ente accreditato, se è un blog sconosciuto, eccetera. Quindi cerchiamo in generale di capire chi dice una cosa, come la dice, cosa dice, confrontandola con le altre voci del coro per vedere appunto se ci sono queste discrepanze. In caso di discrepanze facciamo un passo indietro, mettiamo un punto di sospensione e informiamoci ancora meglio. Se poi in generale riusciamo a vedere una omogeneità
di informazione, molto probabilmente siamo di fronte a una notizia vera, a un'informazione vera. Comunque ricordiamoci, di fronte ad alcune informazioni, che ci sono i testi, i libri cartacei, gli ebook, che molto spesso sono molto più affidabili delle notizie che magari ci sono sui quotidiani, che ci sono sui quotidiani online o cartacei, perché molto spesso chi scrive un giornale, un quotidiano, per far uscire subito la notizia, magari non ha modo il giornalista di verificare subito la veridicità del fatto riferito. Infatti molto spesso le notizie d'ansa vengono corrette in secondo tempo, proprio perché nell'immediatezza della cosa non sempre si riesce a comprendere come sia veramente effettivamente la situazione, oppure non, anche se è chiara la situazione, magari non si ha una circostanzialità ben definita, oppure c'è qualcuno che ha motivo di deformare l'informazione, e di conseguenza anche il giornalista serio e il quotidiano serio magari può finire per dare delle informazioni non del tutto corrette. Quindi sempre i piedi di piombo. Vista quindi la natura delle notizie che potrebbero essere non false, se non siamo certi, non stiamo lì a condividere queste determinate notizie. E se poi abbiamo fatto l'errore di condividere, cerchiamo assolutamente di andare a correggere la notizia falsa che abbiamo contribuito a dare con un commento oppure con una semplice condivisione. Ricordiamoci dove abbiamo condiviso e andiamo a o a cancellare oppure a sostituire la notizia dicendo che con la verità, oppure appuntando e mettendo in caratteri cubitali che ci siamo sbagliati e siamo stati vittime della disinformazione. Quindi attenzione, attenzione a quello che diciamo e che condividiamo quando siamo di fronte a informazioni. Io ho sempre l'abitudine, ogni volta che condivido qualcosa qui su YouTube o in generale, ho sempre l'abitudine di verificare, di vedere qual è la fonte e poi magari condivido il contenuto. E quindi invito tutti a fare in questo modo, per fare pulizia, riuscire a vivere più ecologicamente in modo corretto dal punto di vista della comunicazione. E spero con questo video di avervi fatto buona compagnia, di avervi incuriosito con queste riflessioni e comunque avervi dato modo di approfondire e avere comunque in generale un atteggiamento più cosciente e più consapevole di fronte al mondo della comunicazione in generale. Se questo video vi è piaciuto, vi prego di mettere un bel like e di iscrivervi al canale. E io vi saluto augurandovi sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao!